almeno in questa fase primissima della partita, finisce per diventare un 4-5-1, perché l'Italia ha deciso subito di spingere forte e cerca e trova lo spazio per andare al cross e per trovare il gol dell'immediato vantaggio. 3 minuti e 30, ha segnato Cristian Comotto. Istante l'Albania non riparte, anche per la bravura degli azzurri, che poi attaccano ancora con Camarda, ancora in posizione defilata sul centro sinistra, va da Blini e poi tentativo con il destro fuori non di molto da parte di Simone Lontani. Ignazio con un guizzo se ne va sulla destra, vince anche un contrasto e trova un bellissimo gol Samuele Ignazio per il 2-0 Italia al minuto 39, e questo è un gol tutto suo, voluto, desiderato, prima con la giocata di qualità, poi con la cattiveria per andare a vincere il contrasto fino alla conclusione, che sorprende col Giaggiai sul primo palo, forse anche un po' per riprendere, come dicevamo, brillantezza, sprint, cambierà qualcosa. Qui intanto ancora Camarda, pallone dentro per Damiano, 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 Damiano! Che bello! All'incrocio dei pali trova la rete numero 3 per gli azzurri, il giocatore dell'Atalanta. L'azione è proseguita con Damiano che la lavora due volte con l'esterno. L'ultimo controllo non era stato perfetto, forse perché la palla gli era un po' scappata via, poi però ritrova la coordinazione, si piega e la mette nel 7. Dopo 3 di recupero, signor Mancini dice che basta così. Allora l'Italia under 15 che vince e che convince con il 3-0 rifilato all'Albania.